L'usura che fa paura, che esiste, che si tende a nascondere, una piaga sommersa e che sempre in meno tendono a denunciare. Dal 2008 ad oggi il numero delle denunce si è dimezzato, eppure di usura non si vive, anzi spesso si muore. Per questo, per stare accanto agli imprenditori che oltre che taglieggiati si sentono soli, nasce anche a Bari lo sportello SOS Impresa, un servizio di Confesercenti nazionale che offre un proprio servizio di ascolto, assistenza legale e accompagnamento a eventuali finanziamenti per quegli imprenditori che dovessero avere o aver avuto problemi con l'usura. Se ne è parlato in una tavola rotonda a Bari tra autorevoli esponenti delle istituzioni e a cui ha preso parte anche il vice ministro all'interno Filippo Bubbico. L'ordinamento mette a disposizione le leggi nazionali, regionali, le iniziative dei vari organismi associativi. Noi dobbiamo agire perché l'accesso al credito possa essere regolato, possa essere legale, possa essere trasparente, e le aziende in difficoltà devono utilizzare tutti gli strumenti che la legge mette a disposizione. Ricordo da ultimo un intervento teso a garantire processi di esdebitazione per chi vive una condizione di particolare indebitamento. E poi bisogna denunciare, bisogna avere la certezza assoluta che... E quindi siamo una maggiore pressione anche di carattere politico, perché molte cose si dicono ma parecchie non si fanno. Allora, se quello di oggi, l'incontro di oggi può servire a rilanciare un cartello, a rilanciare un lavoro in rete, allora davvero è provvidenziale l'incontro di questa mattina, perché non ci sono solo le imprese, ci sono le famiglie che aspettano ancora l'accesso ai fondi di solidarietà perché vengono ristorate. Quindi... L'usura non finisce mai, nel senso che se uno entra in quel tunnel non ne esce più. Tendono ad aumentare i tassi, l'obiettivo è quello di diventare soci dell'azienda e poi togliere l'azienda, perché serve alla criminalità organizzata anche per riciclare il denaro frutto di attività illecite. Quindi questo è il primo tema, e in questo ci aiutano gli sportelli, soprattutto quando nascono all'interno delle camere di commercio, che è la sede delle attività commerciali, delle attività industriali.